Consigliere Conte, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io questo mio intervento lo rivolgerò esclusivamente al Sindaco, che prima ho avuto con lui un chiarimento, dopodiché ho parlato appunto con il signor Di Paolo, con il Direttore Generale, e non ha sapore polemico, attenzione, perché questa volta veramente voglio fare il gendarme di questa vicenda. Signor Sindaco, questa operazione che, usando un termine culinario, che non è un termine brutto, termine pasticcio, che il pasticcio in termine culinario vuol dire qualcosa, l'insieme di più ingredienti che comunque danno poi, come dire, sortiscono un effetto che può essere positivo, può essere anche buono, ma che non tiene conto rispetto a una ricetta ordinaria di esatte quantità di ingredienti. Quindi chiariamo subito cosa vuol dire pasticcio. Qualcosa di improvvisato che può avere un sapore buono ma può anche non averlo. Perché questa vicenda è un pasticcio? Perché, come giustamente mi spiegava prima il Direttore Generale, è chiaro che andrà a gara, e se i Collelluori e Partners in Alcor SRL vinceranno questa gara, chiaramente realizzeranno quello che si erano proposti di fare. Se qualcun altro farà una proposta economicamente più vantaggiosa, è chiaro, come diceva il Direttore Generale, gli pagheranno solamente le spese di progetto o eventualmente lo potranno fare con diritto di prelazione a pari importo. Ma fatta questa premessa molto importante, dico che dietro questa vicenda c'è sicuramente qualcosa che deve chiarire la maggioranza se vuole tentare di convincere la minoranza a votarlo. Perché, come giustamente diceva il consigliere Gori, nel momento in cui questi signori vanno a proporre di fare un edificio in un certo modo, una cubatura altrettanto voluminosa, un locale commerciale, attenzione, qui leggo attività sportive commerciali, che cosa vuol dire? Dal punto di vista grammaticale non è chiaro, qual è l'attività sportiva commerciale? Secondo me l'attività sportiva commerciale può essere una palestra dove si fanno attività sportive dietro pagamento di un compenso, chiaro, quindi non ho capito bene, oppure cos'è attività sportiva commerciale? Una corsa dei cavalli privata dentro un circuito, spiegatemelo bene. Decathlon, non ho capito bene. E quindi, poi mi pare di capire che l'intento di dei proponenti era quello di fare un vero e proprio residence, perché sennò questo emendamento non ha nessun significato. E qui si dice, cioè questo emendamento è un emendamento, chiamiamolo riducente, restrittivo. E allora mi chiedo se è chiaro che il Collelluori e Alcor, qui questa associazione temporanea di imprese, possa essere d'accordo su questo emendamento? Non lo so, perché se loro hanno proposto una cosa e voi qui, signori consiglieri che avete firmato questo emendamento, proponete una forte riduzione di quello che è il progetto iniziale, ben mettetevi d'accordo, insomma, no? Vi siete parlati per mesi e arrivate oggi in aula con un emendamento fortemente riduttivo di quelle che erano le intenzioni dei proponenti. Come dire, fate pace col cervello, si dice a Roma, no? Insomma, cioè cerchiamo di... chiaritevi prima tra di voi, chiaritevi. Ora poi il fatto di averlo portato in maniera rocambolesca oggi in Consiglio Comunale, chiedendoti che venissero anticipati 17 punti, addirittura con un emendamento, vuol dire, signor Sindaco, che la sua maggioranza non è coesa, quantomeno su questo argomento, altrimenti sarebbe andata de plano la votazione, no? Quindi c'è qualcosa che non va al vostro interno. E secondo me averla portata oggi in questo contesto del bilancio proprio è emblematico, e a questo ci associo quanto detto dall'assessore, la mancanza, dal consigliere Dotti, cioè la mancanza degli assessori, questo fatto un po' di essere così un po' pressappochisti nelle decisioni, cioè questo vuol dire che, caro signor Sindaco, lei lo sa, che la mia stima per lei è massima dal punto di vista politico, l'ho sempre detto a 10, personale,
personale, per tanti personale è massima, ma è zero perché la politica, questo è chiaro, essendo io capo dell'opposizione, ma ripeto, la mia stima lo so, anche per lei, e questo, di questa reciprocità la ringrazio, chiaro. Quindi il mio, ecco, ripeto, è un affettuoso avvertimento che su questa vicenda io consiglio a lei, signor Sindaco, di fare chiarezza, guardi, ma mi creda, per la grande stima che ho per lei, perché non ci si può presentare qui con un ordine del giorno e contemporaneamente da parte della maggioranza con una lista di emendamenti come questi, cioè, è impossibile, guardi, mi creda, non è una mossa felice, assolutamente... Non è, certo, è sinonimo di debolezza, è sinonimo del fatto che non vi siete anche probabilmente chiariti in una fase preliminare, ma soprattutto quello che mi fa paura è che ancora una volta noi rischiamo di, voi, anzi non noi, per carità, io voterò contrario in maniera molto convinta, voi rischiate di portare in porto una barca che non nascerà mai. Le ricordo che io più volte chiesi di capire se lo stadio del rugby aveva avuto l'agibilità e l'abitabilità, se era stato dichiarato il fine lavori, ma mi pare di capire che lo stadio del rugby è un illustre incompiuto, mi risulta, mi auguro di sbagliarmi, ma non credo, perché ho chiesto, ripeto, più volte se c'era stata la dichiarazione di fine lavori, se c'era stata l'agibilità e l'abitabilità di quello stadio di rugby. Ma addirittura, se non siamo certi di questi dati, noi ci avventuriamo verso una cosa del genere. Quindi io credo che prima dobbiamo essere, quando si modificano le navi, uno prima si accerta che la struttura della nave che va modificata sia una efficiente, sia, come dire, non rischi di spaccarsi dovendo sopportare magari una struttura, una sovrastruttura successiva. Quindi attenzione, prima di avventurarvi in questa, io sono, attenzione, in linea di principio sono favorevolissimo a che si faccia un nuovo stadio, un nuovo, diciamo così, una nuova area sportiva polifunzionale. Io sono favorevole, per carità di Dio. Però non sono d'accordo sul metodo che è stato usato. Su questo che ripeto, ritengo un pasticcio. Qui qualcuno mi aveva appuntato operazione politica di sapore bolscevico. Beh, oddio, sai, molte volte un certo modo di fare un po' prepotente della maggioranza, insomma, il fatto stesso, ripeto, che non sia passato in commissione bilancio, lo stesso fatto che l'atto sia incompleto, come diceva il consigliere Carboni, questo poi lascia un po' di amaro in bocca in realtà, Ripeto, questa era una cosa che si poteva discutere con più calma, magari tutti quanti insieme. Concluda. Sì, concludo. Anche perché poi la cosa che più mi amareggia è che questi signori non si sono neanche degnati, eppure so che c'è qualcuno che ha fatto politica anche, insomma, dalle parti della minoranza, ma evidentemente non si è sentito in dovere di chiedere anche consiglio alla minoranza su come un progetto di questo, che è un progetto per tutta la città, l'avremmo potuto concordare insieme. Grazie.